Ho spento la caput. Sono cose che si sa. Categorie di argilla. Tetto. Un tripode per offerte votive. Vedete con emblema di tigre. C'è dietro rango. C'è di basso rango. Tanta armatura. Cocchiere. Avanti con l'armatura. Accendi in piedi. C'è il basso rango medio, c'è rango, Di ceramica.
un panayong di bronzo. That's it. Da fabbricazione delle statue. Scusa. No, l'amenda. Di bronzo. Erano perfetti, eh? Ufficiali comandano la truppa. Thank you.
attenzione fino alla parte centrale della passerella. Benvenuti nella fossa numero 1 della necropoli di Xi'an. Così. Vi chiediamo di non usare il flash per le vostre fotografie. Siamo nella Cina del 210 a.C. Ciò che vedete davanti a voi è la rappresentazione in scala 1-1 di un decimo della parte nord-orientale della famosa fossa numero 1. Fino ad ora avete conosciuto molti. E i cavalli dell'esercito. Potete immaginare la paura che dovevano incutere al nemico mentre avanzavano veloci. Induce un senso di rispetto e autorità. Richiamiamo ancora l'attenzione sulle orecchie e la complessità del copricapo, un tema ricorrente nell'esercito di terracotta. Come potete osservare, nell'esercito di terracotta, malgrado tutti i soldati abbiano una collocazione per le armi, nessuno ne stringe una. Si pensa infatti che tutti i soldati avessero un'arma tra le mani quando l'esercito fu costruito, ma che con il tempo queste siano andate distrutte o si siano erose, con il risultato che vediamo oggi. Si stima che l'esercito, dispiegato nella sua totalità, fosse formato da più di 8.000 elementi, un esercito dunque degno del suo grande imperatore. I soldati di terracotta sono i guardiani del Monte Li, ultima dimora del grande imperatore della Cina, Qin Shi Huangdi. Grazie. Andiamo. Così. Non è flash. Vi preghiamo ora di proseguire per lasciare posto ai prossimi visitatori. Questa è la mostra Zegi Terracotta alla fabbrica del vapore. Saluto. Rimando, rimane. Non sempre. La fabbrica del vapore dove c'è la mostra dell'esercito terracotta. Con questo vi saluto. Scusi, ce ne deve essere un gabinetto qua in giro, in zona? All'esterno della mostra sulla destra c'è il bar della fabbrica del vapore. Ah, ho capito. Grazie. Qualche cartellino, qualcosa che devi comprare? No. La rivoluzione, eh?
Anzi, ci facciamo il pendente. Qualcuno dice qualcosa? Niente. Niente, dice bene. Dobbiamo andare in quell'altra fermata, Dobbiamo andare in quell'altra fermata. Guarda che è la cosa più bella è di lato. Sì, adesso fammi vedere davanti, poi guarderò che è là. Che cosa? Ma che sarà un bastone di vedere il viandante, no? Hai visto gli stessi maiale? Quello di formaggio.
cos'è che gli fa vedere il piatto del pesce? Eh? Si sta nel piatto del pesce. Ancora le anfore. Ah, quella lì lascia giù il cestino, come si usava anche da noi. Lascia giù il cestino. Le gabbiette, bello. Adesso guarda quella lì che va sul cesto per affilare le. Per affilare i coltelli. Hai visto che la puerpera. È probabile ci fosse, comunque è una libertà. Guarda con le canzoni, cose delle canzoni.
per esempio. Sì, ricordo che mi sono il Volvo. Con che cosa? Col tacchino. Ma era ancora buona la carne? Eh? Era ancora buona la carne? Sono andato a comprare un po' di tacchino, ma... Ah, ho capito. Thank you.